626 da riparare, non so di preciso cosa bisognerà fargli. Io adesso non ho provato gli automatismi, ovviamente poi adesso è tutto a zero braccino, vedremo poi. Una cosa che già non vedo funzionare, diamo un po' di luce, adesso il braccio dovrebbe essere alzato, mentre invece se io lo mando avanti lui cade. Quindi qui ci abbiamo il comando sul pistoncino là che non funziona. Siamo a 33 giri, la regolazione dei giri funziona. Vedete che scappa, adesso è fermo, lo facciamo tornare indietro. La regolazione dei giri funziona perfettamente. Stai parlando da solo? Sì, è arrivato un rompicoglioni che adesso non inquadro. Ecco. Allora, stavo dicendo prima che Marcello mi rompesse l'anima, che non vanno gli automatismi, quindi quando fa start, ciao Marcello, quando fa start non carica, e proviamo a vedere, rimane anche un po' incastrato il tasto, e quando fa stop non torna indietro. Quindi, riassumendo, l'unica cosa che per il momento funziona è il controllo dei giri a livello di stroboscopio. Tutto il resto va verificato. Allora, eccolo qua smontato. Questo è il piatto fluttuante sul quale sono riposte tutte le elettroniche, tutti i collegamenti, tutte le alimentazioni. Però questa è una rottura invece del circuito stampato. Allora, questo circuito stampato, qui abbiamo le connessioni che arrivano dalla fondale, dove sul frontalino ci sono i comandi. Ed ecco il primo problema che dovrebbe esserci. Abbiamo sistemato la regolazione del braccino e dell'alzabraccio. Rifaccio l'inquadratura, si alza e si abbassa. Difetto solo e esclusivamente regolazioni. Poi andremo a fare la regolazione fine quando avremo sul piatto, avremo sul disco, vedremo tutte le altezze. Adesso stacco, lo giro e vi faccio vedere la riparazione del circuito stampato. Allora, riparato il circuito stampato che era rotto e interrotto, ho semplicemente collegato le piste con un filo di rame argentato spesso, in modo che abbia anche tenuta meccanica. Ho sistemato anche, come dicevo prima, l'alzabraccio, che era solo una questione di tarature. Ho dato un controllo a determinati componenti, sembrano tutti a posto, compreso questo famigerato condensatore elettrolitico qua, che tutti ne parlano male, ma io difficilmente li trovo andati. E niente, adesso lo rigiro, gli do tensione e vediamo se ha ripreso tutto, seppure mantiene le problematiche per il quale è stato portato. Al primo tentativo di farlo partire ha rilevato immediatamente delle problematiche su questi microinterruttori qua. Vabbè, sono sempre a mano libera e volevo farvi vedere. Questo l'ho già sistemato, come vedete lui scatta. Vedete i due contattini qua che scattano, e qua invece non scatta. Adesso dovrò vedere di liberarlo e farlo funzionare. Ecco, purtroppo la molettina che fa scattare l'interruttore si è rotta. Ho un interruttore simile, sempre della Dual. Sembra che i contatti più o meno siano uguali e che la molla sia uguale. Adesso provo a staccare la molla e sostituirla e vediamo. Ecco qua gli interruttori, è stato cambiato la molla di uno, è stato spessorato la parte conica, un po' di grasso di silicone. Adesso lavorano tutti e due, fanno quello che devono fare, quindi monto il piatto e iniziamo a provare a vedere se funziona. Allora, ecco qua il motivo perché il braccio non torna indietro. Vedete che si muove.
dovrebbe andare a pressare quel bottoncino marroncino e per attrito portare indietro il braccio. Ecco, lui lì non fa attrito a sufficienza e non torna indietro il braccio. Questo difetto lo fa con il 45 giri, lo fa sul 33, lo fa con tutti e questo è quello che succede. Lui rimane inchiodato lì così e continua a ritentare di fare il tutto. Adesso lo spengo e vediamo di calibrare anche quello. Sempre a mano libera, eh. Allora, ho messo questa fascetta che chiude un pochettino questi due beccucci qua, che sono le guide che fanno scorrere questo braccio. Li ho chiusi perché erano un po' aperti, invecchiandosi sono allargati. E tendeva ad uscire dalla guida e quindi anche a incastrarsi, aumentando gli attriti. Ho messo una fascetta, li ho chius si chiudono leggermente, sono tornati più o meno al punto di lavoro iniziale, lubrificati, regolata un pochettino questa vite che regola praticamente il chiodino che fa attrito con il braccio. Adesso lo giriamo e vediamo se è sufficiente quello che ho fatto. Eccoci qua, è girato, ovviamente io ci ho già provato, il braccio è a riposo, bisogna ancora fare tutte le tarature del braccino, adesso è solo più o meno calibrato il peso che dovremo controllare, lo facciamo partire, motore parte, braccio si alza, adesso senza più incertezze raggiunge il punto 33, si abbassa, questo è l'antiscatti che non c'è che tira dentro, arriva in fondo e torna indietro. Ok, allora, quello che avete visto è l'antiskating che non è regolato. Per forza centripeta, ogni volta che la puntina tocca il piatto, questo è un piatto liscio, tutto liscio, la forza centripeta lo porta all'interno. L'antiskating serve proprio per questo. Andrebbe impostato lo stesso valore della grammatura, più o meno. Adesso l'ho impostato più o meno della stessa grammatura, vediamo cosa succede. Come vedete è più lento rientrare e poi si ferma in fondo. Lo carico ancora un po', così è pari alla grammatura che ho impostato. Fatto ripartire. Ok, troppo carico, è tornato indietro. Uno e mezzo, start, io adesso ecco lo lascio così, lui lavora ancora però è lì lì incerto sull'andare no, quindi 1,5 grammi, 1,5 come taratura antiskating. Una prova che non ho ancora fatto è se ritorno manuale funziona, quindi appena arriva giù interrompo, lo faccio andare indietro e giù. Ok, stop. Ecco lo stop. L'interruttore fa le bizze, non si innesta, quindi dovrò fare lo stesso lavoro anche a questo interruttore qua. Non funziona lo stop. Allora, gli interruttori sono sempre questi, eh. Vedete, non scatta, adesso è scattato, però è lì per non scattare. Quindi farò in modo, lui è tendente a non scattare, farò in modo di farlo scattare. Molto probabilmente qui agirò diversamente.
Ho inserito un piccolo spessore sulla punta conica. Ecco qua. Adesso tutte le prove, start. Riparte. E va giù e via. Alziamo il braccio si alza, rimettiamo giù il braccio, funziona perfettamente. Stop, torna indietro, stop. Sempre a mano libera per farmi odiare un pochettino da chi vede queste cose. Agli RC hanno non ho nessuna resistenza e quindi la deduzione è che c'è qualcosa da rivedere nei collegamenti. Ovviamente per controllo sono andato a vedere dove arrivano praticamente le bobine della testina, misurare lì e i valori che mi ha dato sono corretti, quindi le bobine della testina sono a posto e fino a lì non ho problemi di collegamenti. Andrò a vedere come cavolo li ha collegati, molto probabilmente li ha collegati, boh, chissà come. Allora, nulla di grave, le saldature sono abbastanza buone. Aveva semplicemente scambiato la connessione, non era corretta e per questo motivo non avevo nessun segnale sugli RCA. Adesso ho ripristinato i collegamenti giusti, le RCA abbiamo i valori corretti e quindi adesso lo posso veramente chiudere e poi andiamo a provarlo. Dimenticavo di togliere questo giallo-verde che è il cavo di massa e mettere un cavettino più fine, leggero, classico nero che ci sono sui giradischi. Lui aveva messo proprio un bel 220. Allora funziona tutto perfettamente tranne il dispositivo che fa ripetere la facciata del disco. Allora, questa manopolina è quella che serve per fare una riproduzione singola o continuare la riproduzione della stessa facciata del disco. Qui non funziona perché manca una molla che tiene clac clac e quindi rimane nella posizione di mezzo e quindi non fa quello che deve fare. Questa molla che va da qui a qui adesso la devo studiare e la devo costruire e poi vediamo com'è. Ok, me la sono proprio inventata. Allora, potrebbe anche andare bene. Clac, rimane bloccato, rimane bella bloccata. Potrebbe andare bene. Adesso lo chiudo, poi vediamo. Facciamo partire, start. Prende i giri, va. Alza braccio, funziona. Tiriamo giù. Arriva stop, a casa Alessi, finito. 45 giri, lui deve arrivare più avanti. Partito, eccolo lì, 45 giri, tracchete. Passa, arrivato e torna a casa. Stop, perfetto. Rimetto 33. Start. Ok, va. Stop. Alza e torna indietro. Ovviamente il piatto è liscio, ovviamente c'è il copritestina puntina e ovviamente mi segna che devo aumentare un pochettino l'antiscatting. Che farò con calma dopo, adesso mi va bene così per fare le prove. Adesso lo mettiamo su infinito, sentite il crack della molla che ho cambiato, che ho costruito. A infinito lui dovrebbe continuare a ripetere la facciata. Arrivato in fondo, torna indietro e riprende. E così sta facendo. Adesso tolgo l'infinito e parcheggia e chiude.